Las últimas palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio que hemos escuchado resumen el sentido de su misión. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es lo que hace un buen pastor, da la vida por sus ovejas. Así Jesús, como un pastor que va en busca de su rebaño, vino a buscarnos cuando estábamos perdidos. Como un pastor vino a arrancarnos de la muerte. Como un pastor que conoce a cada una de sus ovejas y las ama con ternura infinita, nos ha hecho entrar en el redil del Padre, haciéndonos hijos suyos. Contemplamos ahora la imagen del buen pastor y soffermiamoci su dos acciones que, según el Evangelio, él compie para las sue pecore. Da prima le chiama, poi le conduce fuori. Anzitutto chiama le sue pecore. All'inizio della nostra storia di salvezza non ci siamo noi con i nostri meriti, le nostre capacità, le nostre strutture. All'origine c'è la chiamata di Dio, il suo desiderio di raggiungerci, la sua sollecitudine verso ciascuno di noi, l'abbondanza della sua misericordia che vuole salvarci dal peccato e dalla morte, perdonarci la vita in abbondanza e la gioia senza fine. Gesù è venuto come buon pastore dell'umanità per chiamarci e riportarci a casa. Allora noi, facendo memoria grata, possiamo ricordare il suo amore per noi che eravamo lontani da lui. Sì, mentre noi tutti eravamo sperduti come un gregge e ognuno di noi seguiva la sua strada, lui si è addossato le nostre iniquità e si è caricato delle nostre colpe, riportandoci nel cuore del Padre. Contemplemos entonces la imagen del buen pastor y detengámonos en dos acciones que, como narra el Evangelio, él realiza por sus ovejas. Primero las llama, después las hace salir. En primer lugar, llama a sus ovejas. Al comienzo de nuestra historia de salvación, no estamos nosotros con nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestras estructuras. En el origen está la llamada de Dios, su deseo de alcanzarnos, su preocupación por cada uno de nosotros, la abundancia de su misericordia que quiere salvarnos del pecado y de la muerte para darnos la vida en abundancia y la alegría sin fin. Jesús vino como buen pastor de la humanidad para llamarnos y llevarnos a casa. Nosotros entonces, con memoria agradecida, podemos recordar su amor por nosotros que estábamos alejados de él. Sí, mientras todos andábamos errantes como ovejas y siguiendo cada uno por su propio camino. Él soportó nuestras iniquidades y cargó con nuestras culpas, conduciéndonos nuevamente al corazón del Padre. Così abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo nella seconda lettura. Eravate erranti come pecore, ma ora siete ricondotti al Pastore e custode delle vostre anime. E ancora oggi, in ogni situazione della vita, in ciò che portiamo nel cuore, nei nostri smarrimenti, nelle nostre paure, nel senso di sconfitta che a volte ci assale, nella prigione della tristezza che rischia di ingabbiarci, Egli ci chiama. Viene come buon pastore e ci chiama per nome, per dirci quanto siamo preziosi ai suoi occhi, per curare le nostre ferite e prendere su di sé le nostre debolezze, per raccoglierci in unità nel suo vile e renderci familiari con il Padre e tra di noi. Así lo hemos escuchado del apóstol Pedro en la segunda lectura, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor
y guardián de ustedes. Y aún hoy, en cada situación de la vida, en aquello que llevamos en el corazón, en nuestros extravíos, en nuestros miedos, en el sentido de derrota que a veces nos asalta, en la prisión de la tristeza que amenaza con encerrarnos, Él nos llama. Viene como buen pastor y nos llama por nuestro nombre, para decirnos lo valiosos que somos a sus ojos, para curar nuestras heridas y cargar sobre sí nuestras debilidades, para reunirnos en su grey y hacernos familia con el Padre y entre nosotros. Fratelli e sorelle, mentre siamo qui questa mattina sentiamo la gioia di essere il popolo santo di Dio. Tutti noi nasciamo dalla sua chiamata. È Lui che ci ha convocati e per questo siamo suo popolo, suo gregge, sua chiesa. Ci ha radunati qui affinché, pur essendo tra noi diversi e appartenendo a comunità differenti, la grandezza del suo amore ci riunisca tutti in un unico abbraccio. È bello trovarci insieme, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i fedeli laici, ed è bello condividere questa gioia insieme alle delegazioni ecumeniche, ai capi della comunità ebraica, ai rappresentanti delle istituzioni civili e del corpo diplomatico. Questa è cattolicità, tutti noi, chiamati per nome dal buon pastore, siamo chiamati ad accogliere e diffondere il suo amore, a rendere il suo ovile inclusivo e mai un ovile escludente. E perciò siamo tutti chiamati a coltivare relazioni di fraternità, di collaborazione, senza dividerci tra noi, senza considerare la nostra comunità come un ambiente riservato, senza farsi prendere dalla preoccupazione di difendere ciascuno il proprio spazio, ma aprendoci all'amore vicendevole. Hermanos y hermanas, mientras estamos aquí esta mañana, sentimos la alegría de ser pueblo santo de Dios. Todos nosotros nacemos de su llamada. Él es quien nos ha convocado y por eso somos su pueblo, su rebaño, su iglesia. Nos ha reunido aquí para que, aun siendo diferentes entre nosotros y perteneciendo a comunidades distintas, la grandeza de su amor nos congregue a todos en un único abrazo. Es hermoso estar juntos. Los obispos y los sacerdotes, los religiosos y los fieles laicos, y es hermoso compartir esta alegría junto con las delegaciones ecuménicas, los jefes de la comunidad judía, los representantes de las instituciones civiles y del cuerpo diplomático. Esto es catolicidad. Todos nosotros, llamados por nuestro nombre por el buen pastor, estamos invitados a acoger y difundir su amor, a hacer que su redil sea inclusivo y nunca excluyente. Y por eso todos estamos llamados a cultivar relaciones de fraternidad y colaboración, sin dividirnos entre nosotros, sin considerar nuestra comunidad como un ambiente reservado, sin dejarnos arrastrar por la preocupación de defender cada uno el propio espacio, sino abriéndonos al amor mutuo. Hanem megnyílva a kölcsönös szeretet előtt. Dopo aver chiamato le pecore, il pastore le conduce fuori. Prima le ha fatte entrare nell'ovile chiamandole, ora li spinge fuori. Prima venivano radunati nella famiglia di Dio per essere costituiti il suo popolo, poi però siano inviati nel mondo affinché con coraggio e senza paura diventiamo annunciatori della nuova notizia, testimoni dell'amore che ci ha rigenerati. Questo movimento, doppio movimento, entrare e uscire, possiamo coglierlo da un'altra immagine che Gesù usa, quella della porta. Egli dice, io sono la porta, se uno entra attraverso di me, sarà salvato,
entrerá e uscirá e troverà pascolo. Riascoltiamo bene questo, entrerà e uscirà. Da una parte Gesù è la porta che si è spalancata per farci entrare nella comunione del Padre e sperimentare la sua misericordia. Ma, come tutti sanno, una porta serve oltre che per entrare, anche per uscire dal luogo in cui si trova. E allora, dopo averci ricondotti nell'abbraccio di Dio, nell'ovile della Chiesa, Gesù è la porta che ci fa uscire verso il mondo. Egli ci spinge ad andare incontro ai fratelli. Ricordiamolo bene tutti, tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a questo, a uscire dalle nostre comodità e ad avere il coraggio di raggiungere ogni periferia che ha bisogno della luce del Vangelo. Después de haber llamado a las ovejas, el pastor las hace salir. Primero llamándolas, las hizo entrar en el rebaño. Luego las conduce hacia afuera. Primero somos reunidos en la familia de Dios para ser constituido su pueblo. Pero después somos enviados al mundo para que con valentía y sin miedo seamos anunciadores de la buena noticia, testigos del amor que nos ha regenerado. Este movimiento, doble movimiento, entrar y salir, podemos comprenderlo con otra imagen que usa Jesús, la de la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. Volvamos a escuchar bien esto, entrará y saldrá. Por una parte, Jesús es la puerta que se abre de par en par para hacernos entrar en la comunión del Padre y experimentar su misericordia. Pero, como todos saben, una puerta abierta sirve tanto para entrar como para salir del lugar en el que se encuentra. Y entonces Jesús, después de habernos conducido nuevamente al abrazo de Dios y al redil de la Iglesia, es la puerta que nos hace salir al mundo. Él nos impulsa a ir al encuentro de los hermanos. Y recordémoslo bien, todos, sin excepción, estamos llamados a esto, a salir de nuestras comodidades y tener la valentía de llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. És legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára. Fratelli e sorelle, essere in uscita significa per ciascuno di noi diventare come Gesù una porta aperta. È triste e fa male vedere porte chiuse. Le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno, le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine, le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà, le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero, e perfino le porte chiuse delle nostre comunità ecclesiali, chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi non è in regola, chiuse verso chi anela il perdono di Dio. Fratelli e sorelle, per favore, apriamo le porte. Cerchiamo di essere anche noi, con le parole, i gesti, l'attività quotidiana, come Gesù, una porta aperta, una porta che non viene mai sbattuta in faccia a nessuno, una porta che permette a tutti di entrare a sperimentare la bellezza dell'amore e del perdono del Signore.
Hermanos y hermanas, estar en salida significa para cada uno de nosotros convertirse como Jesús en una puerta abierta. Es triste y hace daño ver puertas cerradas, las puertas cerradas de nuestro egoísmo hacia quien camina con nosotros cada día, las puertas cerradas de nuestro individualismo en una sociedad que corre el riesgo de atrofiarse en la soledad, las puertas cerradas de nuestra indiferencia ante quien está sumido en el sufrimiento y en la pobreza, las puertas cerradas al extranjero, al que es diferente, al migrante, al pobre, e incluso las puertas cerradas de nuestras comunidades eclesiales, cerradas entre nosotros, cerradas al mundo, cerradas al que no está en regla, cerradas al que anhela el perdón de Dios. Por favor, hermanos y hermanas, abramos las puertas. También nosotros intentemos con las palabras, los gestos, las actividades cotidianas, ser como Jesús, una puerta abierta, una puerta que nunca se le cierra en la cara a nadie, una puerta que permite entrar a experimentar la belleza del amor y del perdón del Señor. Olyan kapuk, amelyeken mindenki beléphet, és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét. Ripeto questo soprattutto a me stesso, ai fratelli vescovi, ai sacerdoti, a noi pastori. Perché il pastore, dice Gesù, non è un brigante o un ladro. Non approfitta, cioè, del suo ruolo, non opprime il gregge che gli è affidato, non ruba lo spazio ai fratelli laici, non esercita un'autorità rigida. Fratelli, incoraggiamoci ad essere porte sempre più aperte, facilitatori, questa è la parola, facilitatori della grazia di Dio, esperti in vicinanza, disposti a offrire la vita, così come Gesù Cristo, il nostro Signore e il nostro tutto, ci insegna a braccia aperte dalla cattedra della croce e ci mostra ogni volta sull'altare, pane vivo spezzato per noi. Lo dico anche ai fratelli e alle sorelle laici, ai catechisti, agli operatori pastorali, a chi ha responsabilità politiche e sociali, a coloro che semplicemente portano avanti la loro vita quotidiana, talvolta con fatica. Siate porte aperte, siate porte aperte. Lasciamo entrare nel cuore il Signore della vita, la Sua parola che consola e guarisce, per noi uscire poi e essere noi stessi, porte aperte della società, essere aperti e inclusivi gli uni verso gli altri per aiutare l'Ungheria a crescere nella fraternità via della pace. Repito esto sobre todo a mí mismo, a los hermanos obispos y sacerdotes, a nosotros pastores, porque el pastor, dice Jesús, no es un asaltante o un ladrón, no se aprovecha de su cargo, es decir, no oprime al rebaño que le ha sido confiado, no roba el espacio de los hermanos laicos, no ejercita una autoridad rígida. Hermanos, animémonos a ser puertas cada vez más abiertas, facilitadores de la gracia de Dios, expertos en cercanía, dispuestos a ofrecer la vida, así como Jesucristo, nuestro Señor y nuestro todo, nos lo enseña con los brazos abiertos desde la cátedra de la cruz, y nos lo muestra cada vez en el altar, pan vivo que se parte por nosotros. Lo digo también a los hermanos y a las hermanas laicos, a los catequistas, a los agentes pastorales, a quienes tienen responsabilidades políticas y sociales,
a aquellos que sencillamente llevan adelante su vida cotidiana, a veces con dificultad. Sean puertas abiertas. Sean puertas abiertas. Dejemos entrar en el corazón del Señor de la vida su palabra que consuela y sana, para luego salir y ser nosotros mismos, puertas abiertas en la sociedad, ser abiertos e inclusivos unos con otros, para ayudar a Hungría a crecer en la fraternidad, camino de la paz. Carísimo. Gesù buon pastore ci chiama per nome e si prende cura di noi con infinita tenerezza. Egli è la porta e chi entra attraverso di lui ha la vita eterna. Egli dunque è il nostro futuro, un futuro di vita in abbondanza. Perciò non scoraggiamoci mai, non lasciamoci mai rubare la gioia e la pace che lui ci ha donato. Non chiudiamoci nei problemi e nell'apatia. Lasciamoci accompagnare dal nostro pastore. Con lui la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre comunità cristiane e l'Ungheria tutta risplendano di vita nuova. Queridos hermanos y hermanas, Jesús buen pastor nos llama por nuestro nombre y nos cuida con ternura infinita. Él es la puerta y quien entra por Él tiene la vida eterna. Él es nuestro futuro, un futuro de vida en abundancia. Por eso, no nos desanimemos nunca, no nos dejemos robar nunca la alegría y la paz que Él nos ha dado. No nos encerremos en los problemas o en la apatía. Dejémonos acompañar por nuestro pastor. Con él, nuestra vida, nuestras familias, nuestras comunidades cristianas y toda Hungría resplandezcan de vida nueva.